Come vuoi, cioè, non c'è, io non ho fretta, però anzi, vai tranquillo. No, no, ma, insomma, la comunicazione è raccontare di sé e provare a far agire le persone come si vuole. Bene, ti ringrazio tantissimo allora per essere stato qui e ci hai dato un sacco di spunti e chissà, magari un giorno verrò di nuovo a romperti le scatole per farci raccontare ancora altre cose. E intanto ti saluto per ora a nome mio e di chi ci ascolta. Grazie tantissimo. Grazie a te. Ciao, ciao. Beh amici, non so voi, ma sono rimasto molto colpito dal nostro Sergio Spaccavento, un vero autore multimediale in grado di spaziare dalla scrittura pubblicitaria a quella di fiction per puro intrattenimento, non senza passare anche per il teatro o per progetti di stampo più marcatamente artistico. Sicuramente un provocatore che ci ha insegnato quanto l'umorismo possa essere uno strumento di comunicazione estremamente potente, da usare con sapienza e da dosare con cura in base al contesto, all'obiettivo e al pubblico di riferimento. Che dite, riuscirò ad avere grazie a lui Maccio Capatonda qui sul Copyvoicer? Sognar non nuoce, quindi chissà. Ma intanto spero che abbiate gradito i molti spunti che ci ha dato Sergio. Come sempre, se vi è piaciuta questa puntata vi invito a seguire il mio podcast cliccando su follow, segui oppure iscriviti, a seconda dei casi, sulla piattaforma che usate, e a seguirmi sul canale Telegram cercando il Copyvoicer o cliccando su t.me/copyvoicer per non perdere nessun aggiornamento e avere anche la possibilità di commentare l'episodio, chiedere approfondimenti, parlare con altri ascoltatori e con me ovviamente. Infine, per aiutarmi a dar sempre più visibilità a questo progetto, chi vuole può lasciarmi qualche parolina di incoraggiamento come recensione su iTunes, una cosa che potete fare anche da Windows. Sono felicissimo che questo podcast sia sempre più ascoltato e apprezzato e lo devo a voi. Per ora, da Lorenzo Abbagnale, il vostro copywriter, è tutto. Alla prossima!